Mambo Italiano, e Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey, mambo. Don't want a tarantella, hey, mambo. No more mozzarella, hey, mambo. Mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà and then a mambo Italiano. Questo governo non nascerà a tutti i costi. Il giudizio che noi diamo è che le larghe intese siano la risposta sbagliata. Ho sentito molto incoraggiamento in tutti. Noi non entreremo nel governo. Non mi nascondo le difficoltà. Sciogliere positivamente. Rifletterò ovviamente sugli elementi che sono emersi. Noi non pensiamo a dare la fiducia per un mandato carico di difficoltà. La nostra piena disponibilità. Spero. Ma non sono sicuro di avere le spalle abbastanza forti da reggere. È altrettanto evidente che vi sono ancora alcuni nodi da sciogliere. E le differenze ancora permangono. Non possiamo dare fiducia in bianco. Vedremo. Allora, vedremo. Oggi doveva essere una giornata di riflessione per Enrico Letta, perché ieri è stata una giornata di intensissimo lavoro. Ha cominciato alle 8.45 del mattino, l'avete visto, ha avuto le consultazioni con tutte le parti politiche. Oggi sembrava non ci fossero né appuntamenti istituzionali né conferenze stampa. In realtà sappiamo che da un bel po' di tempo, da circa due ore, Enrico Letta è al Quirinale dal Presidente della Repubblica. Proveremo a dirvi cosa si sono detti nel corso della puntata, quando arrivano le agenzie o qualche indiscrezione. Però io voglio ripartire dalla giornata di ieri, perché la giornata si è conclusa per Enrico Letta con l'incontro in streaming con il Movimento 5 Stelle. Proprio quello che fece l'altra volta Bersani, che abbiamo tanto parlato, che sembrò a tanti così umiliante per il leader PD, ieri le cose sono andate diversamente. La guardiamo assieme e poi ne discutiamo con i miei ospiti. I tre grandi obiettivi sono: il primo è dare una risposta alla grande emergenza economica e sociale che abbiamo di fronte, il secondo è il tema della riforma della politica e il terzo il tema della nuova Europa. Io sono rimasta colpita dal suo discorso in cui lei parlava del congelamento degli ultimi 60 giorni e noi, come abbiamo sempre detto, siamo il frutto non degli ultimi 60 giorni ma degli ultimi 20 anni di politica. Il punto fondamentale è una dimostrazione della rottura col passato e quindi da qui ci aspettiamo delle azioni concrete, e le ho portato la nostra proposta di legge che andremo a presentare domani sull'abolizione dei rimborsi elettorali. Sarà un punto sul quale io insisterò molto. Perché poi non è stato votato il candidato presidente, cioè Rodotà. Voi non avete voluto votare quel candidato, Romano Prodi faceva parte di quella lista lì. Sarebbe bello se anche il Partito Democratico interpellasse i suoi iscritti. Stefano Rodotà è stato scelto a 4.677 iscritti. Il nostro candidato sindaco di Roma è stato scelto da 50.000 iscritti. Dice anche a Beppe Grillo che Dio è morto, è vero, ma dopo tre giorni risorge, perché lui questo non l'ha detto oggi. Allora, beh, insomma, era bello tonico Enrico Letta, ha chiuso una battuta abbastanza ben congegnata, no? Ha detto a Grillo: è vero che Dio è morto, ma dopo tre giorni è risorto. Ma soprattutto era Gesù Cristo, perché Dio è sempre stato vivo nel frattempo. Paolo Graldi giustamente ci segnala che era una citazione cuciniana in realtà, non biblica. Sì. Allora, no, partiamo dal post di Grillo di ieri, che parafrasando Guccini sul Dio è morto, ha scritto: il 25 aprile è morto. Ieri si è aperto un grande dibattito sul suo post, come sempre accade, e quindi la battuta di Enrico Letta si riferiva a quello. Berlusconi parla dall'America. In governo donne e giovani, io mi escludo, ho sentito che da parte del Presidente della Repubblica c'è l'indicazione di membri del governo di nuova generazione, con una notevole preferenza per le donne. Questo esclude il sottoscritto, che però non ha mai avuto la voglia di entrare lì. Se mi avessero chiamato a un impegno, se fosse stato bisogno, lui non entra, questo l'avevamo abbastanza capito, anche se devo dire che nell'intervista che oggi ha dato dall'America a tutti i giornali italiani, lui dice: se volessero fare le cose per bene dovrebbero chiamare me a fare il ministro dell'economia. Infatti in campagna elettorale aveva sempre detto che voleva fare il ministro dell'economia, perché ha capito che lì si maneggiano le cose dopo l'esperienza con Tremonti, se ho capito bene, Malan, giusto? Beh sì, e poi anche
alla luce del fatto che è palese che il problema di oggi nel nostro paese sia l'economia, un'economia che è soffocata dalle tasse e da un eccesso di burocrazia, oltre che dalla crisi internazionale che colpisce tutti i paesi. Non dobbiamo pensare che sia solo l'Italia e che negli altri solo perché hanno il governo stanno andando al massimo. E allora, per questo che puntiamo molto sulle proposte per rilanciare l'economia. Questo quindi governo, sui ministri, se non farete troppe storie, l'importante sono utili. I punti, a partire dall'IMU, e questa poi la sì, sintesi della sì, posizione. Perché il punto è rilanciare l'economia. Se il governo non rilancia la nostra economia e di conseguenza l'occupazione, il reddito dei cittadini, e questo governo non fa il lavoro che deve fare. Va bene, voglio tornare un attimo allo streaming di Letta, voglio sentire la vostra opinione, voglio salutare anche Cacciari che ci ha raggiunto a Venezia. Massimo Cacciari, buongiorno, come sta? È di buon umore Maluccio. Questa mattina? Mi dica di sì. Allegro. Sì, va bene. Va bene. L'ha visto lo streaming di Letta con i 5 Stelle? È stato meglio di quello di Bersani? L'ho visto. Beh, perché i 5 Stelle sono in una fase diversa. Ormai il loro obiettivo è stato raggiunto e quindi adesso dovranno organizzarsi all'interno del Parlamento, dovranno ottenere qualche posto di rilievo per controllare le cose a detta loro e poi speculare elettoralmente sul governissimo. Ma no? L'invito scongelatevi che gli ha fatto Letta non le è piaciuto? Era l'idea di Grillo fin dall'inizio. Ma dico, l'invito che gli ha fatto Letta, scongelatevi, non le è piaciuto? Ma che si scongelino loro, va. Letta, niente, ce l'ha con Letta. Allora, io la sensazione che ho avuto io... No, non ce l'ho con Letta, ma dico, è ridicolo che il Partito Democratico, nelle condizioni in cui è, dopo la figura indecente che ha fatto, si permetta anche di consigliare qualcosa a qualche altro, perché veramente, non so... Allora, io la sensazione che ho Ceri, avuto... Portino Ceri a Napolitano e si risparmino i consigli agli altri, perché davvero mi pare che abbiano pochino da consigliare, veramente pochino. Allora, i Ceri a Napolitano li stanno portando tutti i giorni, questo mi pare chiaro, però invece voglio dire una cosa a Massimo Mucchetti, perché la sensazione che ho avuto io è che mentre in quella precedente streaming Bersani cercasse di parlare ai 5 Stelle, i 5 Stelle invece parlassero ai loro elettori, ieri è stato il contrario, ieri Letta ha subito dall'inizio fatto un bel comizio per i suoi elettori, ha spiegato il suo programma di governo e sono loro che hanno giocato un po' in difesa, o no? Ma io non attribuirei soverchia importanza a questo tipo di incontri, perché poi quello che conta sarà l'azione concreta del governo, e l'azione concreta del governo avrà il suo capitolo principale in che cosa il governo italiano, in alleanza con i governi di altri paesi europei che hanno gli stessi interessi, riuscirà a cambiare la politica dell'Europa. Cioè, se non si creano risorse da mettere nell'economia, e oggi le risorse nel mondo si creano aumentando, tenendolo sotto controllo naturalmente, ma governando, aumentando in parte il debito pubblico oppure stampando moneta. Va bene, non si trovano sotto la pianta. Ci arriviamo perché sul meno austerità che Letta ha già lanciato, oggi il ministro tedesco invece risponde tostissimo. Adesso vi faccio vedere quali sono, secondo noi, i punti che sono sul tavolo del governo urgenti da affrontare, e poi sentiamo Tommaso Labbate, Paolo Grandi e Gaetano Pedullà che ci commentano la situazione. Vediamolo. Economia, fisco, riforme istituzionali. Ecco le questioni urgenti sul tavolo del nuovo governo. Con 1 milione di licenziati nel 2012 e una disoccupazione giovanile al 35,3%, il tema del lavoro si impone nell'agenda di Palazzo Chigi. Oltre ad aumentare i fondi per saldare le imprese che vantano crediti con le amministrazioni pubbliche, bisognerà rifinanziare la cassa integrazione, visto che gli 1,7 miliardi stanziati per il 2013 non basteranno. Si dovrà probabilmente abbassare o azzerare il prelievo fiscale sulle nuove assunzioni e aggiungere un credito d'imposta per i lavoratori a basso reddito. Come finanziare questi interventi? Con una pressione fiscale al 44%, la prima sfida sarà scongiurare aumenti o nuove tasse. Innanzitutto l'IVA, che senza interventi del governo a luglio salirà al 22%. Poi l'IMU sulla prima casa, da abolire, diminuire o rimodulare. Infine, la nuova tassa sui rifiuti, la TARES, il cui debutto, previsto per dicembre, potrebbe essere posticipato. E dunque è sulla spesa che il nuovo governo dovrà intervenire, anche per ridurre un debito pubblico cresciuto nel 2012 fino al 127% del PIL. Sul fronte istituzionale si impongono la riforma della legge elettorale,
la riduzione dei parlamentari, il superamento del bicameralismo perfetto, l'abolizione delle province e soprattutto il taglio dei costi della politica. Allora, mettendo in fila tutte queste cose, voglio chiederlo anche ai miei colleghi, è un governo che deve durare questo, ci sono un sacco di cose da fare, anche di un certo Tommaso, poi Paolo e Gaetano. Certo, un governo che deve durare, ma soprattutto bisogna entrare nell'ottica delle idee, deve entrare soprattutto la base del centrosinistra, che giustamente è arrabbiata per le malefatte del Partito Democratico, e questo governo non serve più alla Trilateral o a Bilderberg o a Mediobanca. Questo governo serve all'Ilva, questo governo serve alla Bridgestone, questo governo serve per rifinanziare la cassa integrazione in deroga. Ed è un governo, secondo me, la necessità di questo governo è la stessa che ha penalizzato anche elettoralmente il Movimento 5 Stelle, che in effetti ha cambiato prospettiva rispetto ad allora. La figura Bersani ci aveva fatto una figura peggiore per un semplice motivo, perché Bersani andava lì a chiedere il sostegno del 5 Stelle proprio per evitare quello che è successo dopo, cioè di allargarsi con Berlusconi. Letta è comunque tranquillo che non scioglierà ha dei voti. Una riserva soltanto se avrà col sostegno il PDL, questa è una cosa che mi pare, al di là del governo Letta, scontata, per cui andava con col coltello da parte del manico, mentre Bersani il coltello ce l'aveva da parte della lama. Torno a un altro punto, che è quello che riguarda anche il 25 aprile, perché molto ieri si è letto, si è sentito, in questi giorni si vedono chi occupa le sedi del PD, eccetera, eccetera. Un suo movimento, abbiamo parlato ieri, Occupai PD, un movimento che tutta Italia sta un suo movimento sul mai con Berlusconi, mai con Scelta Civica, però bisogna... Come dire, il 25 aprile è morto. Nel 1946 Palmiro Togliatti, segretario generale del Partito Comunista Italiano, non Rosi Bindi o Civati, cioè parliamo con tutto il rispetto della Bindi e di Civati, firmò un'amnistia per i reati fascisti, cioè di quelli, altro che non faccio il governo con Gasparri oppure non mi siedo con la Santanchè. Allora, quindi scusatemi, c'è un principio di realtà tale da rispettare, per cui c'è la necessità di un governo che in un altro modo dato non che si può Tommaso fare. Rabbate ha aperto il tema, oggi il Fatto Quotidiano titola il PD caccia chi non vota il governo Alfano D'Alema, mettendo alla gogna praticamente il PD e dicendo che è un partito ormai illiberale. Mi posso domandare che cosa avrebbero detto Grillo, ma molti di quelli che giustamente dal punto di vista loro protestano nel 1946 a Togliatti, che aveva appena sconfitto i fascisti e i nazisti, non aveva sconfitto la Russa e Gasparri, che lui stesso, senza consultare il Partito Comunista, firmò un'amnistia nei confronti di quelli che ammazzavano il giorno prima. Cioè, qui parliamo delle fondamenta della patria. Adesso c'è chi dice che il 25 aprile muore perché si è costretti a fare un governo. Il governo purtroppo lo si deve fare, c'è un modo per non fare il governo con Berlusconi con 5 Stelle. Vince le elezioni in maniera piena, fare una maggioranza alla Camera o al Senato. Adesso però un governo non serve alla Trilateral, serve all'Ilva, alla Bridgestone, allora, e serve per rifinanziare la cassa integrazione e per cambiare la legge Fornero. L'Abbate è chiaramente pro governo di larghe intese. Che non dite è pro voi? Governo di larghe intese, è pro governo. L'unico modo di fare il governo è farlo in questo modo, cioè non ce n'è un altro. Grandi che dicono. Intanto sembra che continui a sfuggire la posta in gioco. Quando si sentono questi discorsi, io non voto, io mi ritiro, parlo del PD, certe Puppato, voci. E Civati hanno già detto che votano contro, insomma, non votano. Cioè, si continua a non capire qual è la posta in gioco. Cioè, la posta in gioco si chiama paese, ci sono emergenze che rischiano di diventare irreversibili, che rischiano di andare a cozzare con un mostro pericolosissimo che si chiama ordine pubblico. Quando in un paese troppe persone cominciano a pensare che non hanno più nulla da perdere, che la piazza è lo strumento per cambiare le cose, in questo vedo per esempio vene di irresponsabilità totale da parte di Grillo. Ecco, no, ma ti fermo un attimo, giusto perché ieri è capitata appunto una contestazione, per esempio, a Torino al sindaco Fassino. Insomma, il clima nel paese è surriscaldato. Vediamolo un momento il pezzetto. Hai visto in Spagna? Sì, vediamo il pezzetto di Fassino, poi torniamo sull'argomento. Siamo qui di fatti però per... Siamo d'accordo. Siamo qui soprattutto. Ma non si capisce con chi ce l'avete.
Soprattutto siamo qui per trasmettere alle generazioni il senso del cammino che il Paese ha percorso e per ricordare appunto che libertà, democrazia, giustizia sociale, solidarietà sono valori che sono stati conquistati combattendo e lottando e non sono stati regalati al popolo italiano. Questa è l'ultima di una serie, vi ricordo che Stefano Fassina uscendo dal Parlamento è stato praticamente accompagnato dalla polizia. Marzabotto ieri, Presidente del Senato a Marzabotto ieri. Anche Piero Grasso, Franceschini è stato assediato in un ristorante, insomma il clima del paese è molto pesante. Posso dire che qui però si sentiva sia dalla voce sia nelle immagini del video che erano 10 persone. Allora, a parte il fatto che se anche fossero 10.000... Insomma, a Roma sono arrivati in tanti, tanto che Beppe Grillo ne ha avuta paura, secondo me. Quindi, insomma, 10 persone è questo caso. Queste erano 10 persone, si sentivano, si riconosceva il timbro delle singole voci, insomma, è chiaro che era così. Cioè, non credo che si possano sopravvalutare. Che dice Cacciari? Il punto è che... Ma che siano 10 o 100 bisognerà pure chiedersi perché c'è questa protesta, no? Beh, poi non c'è la protesta dei 10-100, c'è una situazione di sfascio all'interno del Partito Democratico. Si potrà mica ignorare che il Partito Democratico i voti li ha presi su una campagna elettorale dicendo urbi e torbi che con il PDL e con Berlusconi mai. Ma insomma, mica potremmo dimenticarci questa questioncella qui, no? Hanno preso i voti dicendo su una linea, ora vanno su una linea opposta. Bene, c'è l'emergenza, io sono d'accordissimo che si faccia il governo, ma neanche dire, non capiamo come mai questi estremisti, 10, 20, ma scherziamo? Ma io sono mica del Partito Democratico. Ma è una cosa che non è mai esistita, che un partito faccia un governo su una linea perfettamente opposta a quella su cui ha preso i voti. Sarà indecente questo o no? Ci potevano pensare prima, il sottoscritto da tempo dice che non si può andare avanti così, che devono scegliere una linea. Nella campagna elettorale potevano scegliere una linea dicendo io sto con il centro, io cerco un'alleanza di centro, non Vendola. Fanno una campagna elettorale con Vendola e Berlusconi mai. Cambiano tutto, dopo aver tentato ogni carta possibile e immaginabile e volete anche che non ci sia protesta? Oh, ma io sono mica del Partito Democratico, appunto, leviamo Malanda all'inquadratura che è del PDL, facciamo rispondere i Mucchetti che è del PD. Dopo averle provate tutte non è una cosa da poco, cioè ha ragione Cacciari, però il dopo averle provate tutte, cioè non è che si sono svegliati. Bersani avrebbe potuto essere in questo momento il presidente del Consiglio di un governo identico probabilmente a quello che nasce. Se non l'ha fatto vuol dire che ci ha provato. Io non dico che non devono fare il governo, è chiaro il concetto. Io credo che debbano farlo il governo diciamo del presidente, perché è il governo del presidente, non di Letta, è il governo del presidente. Ma da ciò a dire che non si capisce la protesta o che sono 10, 20, 30 che non conta, ma come scherziamo? Qui c'è un paese in cui ci sono i partiti che vanno assolutamente per conto credo loro. Credo sia giusto che Massimo Mucchetti, che è un senatore del PD, risponda a queste obiezioni. Vi dico che appena concluso l'incontro Letta Napolitano al Quirinale, che è durato 2 ore, a riprova che è il governo del Presidente, e bene, Mucchetti. Io penso, premesso che sono senza tessera del PD, voglio ricordarlo, sono uno che ha dato una mano e cercherà quindi di continuare. Quindi se non vuoi la fiducia al governo non possono neanche espellerla. Non mi possono espellere da un partito di cui non ho una tessera. Ma la voto o no la fiducia al governo? Ma io penso che probabilmente la voterò se un governo si costituirà e se sarà un governo, diciamo così, date le circostanze, accettabile. Quello che voglio dire, sono d'accordo con Cacciari quando sottolinea la diversità fra la soluzione a cui si è arrivati e quanto era stato detto in campagna elettorale. Constato che il PD e il centro-sinistra in generale in campagna elettorale aveva da una parte certo stretto un accordo con il movimento di Vendola, esattamente come per tanto tempo in altre stagioni vi erano degli accordi coi Verdi piuttosto che con formazioni del genere, per esempio, se la memoria non mi tradisce, anche al Comune di Venezia. Ma questo non vuol dire, nello stesso tempo in campagna elettorale il PD aveva sempre tenuto aperta una porta a Monti. Il fatto triste di tutta questa vicenda è che non è servita Monti. Perché i risultati elettorali sono quelli lì. Pensavate di poter governare con Monti, A questo punto credo che sia stato
magari la si è tirata in lungo un po' tanto nel tentativo di trovare un accordo col Movimento 5 Stelle, non è stato raggiunto questo accordo. I casi sono due, o si va a votare o si fa il governo del Presidente. Non si è capito che era impossibile raggiungere l'accordo, che non era conveniente e che non andava perseguito. Sì, però Cacciari ha fatto un'obiezione più di fondo, se posso. No, Cacciari ha detto che il PD deve capire chi è, che vuole, dove vuole andare, allora, perché il PD, sennò è un continuo, allora, cioè, voglio, identitario. Voglio, sono 10, se posso, completare il discorso, in questo senso Cacciari pone un problema reale al PD. Il PD è un coacervo di culture politiche differenti e ancor più e peggio di conventicole, di raggruppamenti di potere. Se lei pensa che, diciamo, tra i parlamentari piuttosto che i dirigenti politici di origine democristiana ci sono 4 o 5 spezzoni diversi, io mi domando in che cosa culturalmente, politicamente, lo dico da esterno che pensa che in Italia ci sia una vasta area di opinione di centro-sinistra che deve trovare un'interpretazione, allora, Massimo Mucchetti, politica. Ti propongo... Il PD è stato tenuto assieme sostanzialmente dall'anti-berlusconismo. Adesso deve fare dei passi in avanti. Saranno, quindi capisci, passi che in avanti, si sgretola a fare il governo con Berlusconi. Visto che fai il governo con Berlusconi, è il caso che è durissima. Che reidentifichi. Allora, facciamo un breve ripasso delle anime dentro, sì, il PD, beh, e poi do la parola a Gaetano Pedullà. Sinistra, aspettate, no? Un attimo, Massimo. Do la parola a Gaetano Pedullà e voglio farvi vedere La Notizia.it, che è il giornale che Gaetano da poco dirige, un giornale giovane, quindi ti facciamo pubblicità con piacere, perché i giornali che nascono, grazie, ci piacciono sempre. Vediamo le anime del PD. 306 seggi, e chi se lo poteva immaginare? Ti devo dire una cosa. E che vuoi dire? Lo so, abbiamo sottovalutato un sacco di fattori che hanno concorso a mettercelo nel chiccherone. Altro che c'eravamo tanto amati, nel Partito Democratico è tutto un odi et amo. È una storia di rotture e ricuciture in cui chi si amava si odia e chi si odiava finisce per amarsi. Tutta così la breve storia comune di Matteo Renzi e Massimo D'Alema. Fin da subito se le danno di santa ragione, ma trovano anche il modo di andare d'accordo. Dopo mesi di attacchi e repliche, il leader Massimo va a Firenze a fare campagna elettorale per il giovane Matteo, che tentava la scalata al comune. Renzi è come quel ciclista che è partito e il gruppo è a un'ora di distanza. L'unico problema è di capire, diciamo, se batte il record della pista oppure no. Era il 2009 e pochi anni dopo questo fu il ringraziamento del rottamatore. Caro D'Alema, caro Veltroni, cara Rosi, caro Franco Marini, voi in questi anni avete fatto molto per il partito, avete fatto molto per il paese, avete fatto molto per l'Italia, avete fatto molto, adesso anche basta. La risposta di D'Alema non si fece attendere. Se vince Renzi sarà uno scontro, lo ha annunciato, ha detto che vuole venire a porre fine alle nostre carriere politiche, non so cosa succederà. Seguì una lunga serie di botte e risposte a distanza, fino a poche settimane fa, quando improvvisamente è scoppiata la pace. Lo ritengo una delle personalità importanti di questo partito. Io non ho mai attaccato Renzi, era Renzi che attaccava me veramente. E nelle elezioni del Presidente della Repubblica è sembrato che i due marciassero alleati, nonostante la divergenza delle dichiarazioni ufficiali. Votare Franco Marini oggi significa fare un dispetto al paese. Ma su Renzi si consuma un'altra clamorosa giravolta. D'Alema e Veltroni, duellanti da una vita, si trovano d'accordo a incoronare il sindaco fiorentino come futuro leader del PD. Miracoli democratici. Anche Pierluigi Bersani deve fare i conti con la volubilità dei sentimenti. Non solo viene silurato dal suo grande elettore alla segreteria del partito. Dietro la sconfitta di Prodi c'è la regia di chi l'ha candidato in un modo francamente assurdo. Ma persino da colei che fino a poche settimane fa era la sua portavoce, Alessandra Moretti. Ha stupito tutti il fatto che lei non abbia votato Marini pur essendo una bersaniana convinta. Cioè... Insomma, io ho imparato che bisogna anche ascoltare il paese, quindi bisogna avere rispetto anche per i nostri elettori e soprattutto bisogna condividere le scelte insieme. Et tu, Brute, allora cadi, Cesare.
E allora, caro Gaetano, questo PD non trova pace. La Moretti ha scoperto che bisogna ascoltare il paese e ha tradito Bersani. Matteo Orfini ha scoperto che bisogna ascoltare il paese e dice che D'Alema è impresentabile. Cioè, capitano delle cose molto strane dentro. Strane, ma l'aria che tira non è buona. No. Anche per questo, perché l'implosione del Partito Democratico sta diventando un gravissimo problema per la composizione, la soluzione del quadro generale. Il mio giornale dal primo giorno ha preso una linea nettissima. Le elezioni non hanno dato un vincitore, bisognava tornare subito a votare. Bisognava cercare di creare con questa legge elettorale. No, perché con un'offerta politica diversa, con la possibilità anche per il PD di prendere atto della situazione e di trovare soluzioni alternative, si sarebbe sicuramente creato uno scenario diverso, non so se risolutivo, ma certamente diverso. Ora il punto è uno. Bisogna fare un governo perché sono passati 2 mesi e soprattutto perché abbiamo una opportunità immensa. Le aperture che stanno... L'ottimismo di Petullà è meraviglioso. No, ma il mio non è un ottimismo. Diceva Don Giussani che molto ragionamento senza osservazione serve a poco, come molta osservazione senza ragionamento. Allora, abbiamo una situazione diversa nel mondo. Gli Stati Uniti, dove è stata creata la grande crisi finanziaria ed economica degli ultimi anni, hanno risolto subito il problema. Le borse vanno meglio di prima di Lehman. Perché a proposito hanno stampato, di questo, scusa, volevo dirvi, a proposito del governo del Presidente. Hanno stampato tonnellate di denaro. Stamattina sono stati venduti 8 miliardi di bot a 6 mesi a tassi ai minimi storici. No, per dire completo, che... completo. Allora, il Giappone ha capito l'antifona, sta facendo un'azione, si chiama di quantitative easing, spieghiamo, stanno stampando denaro per farci capire ma da casa. Noi abbiamo la BCE però. La BCE ha risposto a una logica di rigore dettata dalla Germania, dove ci sono delle elezioni e dove si sta capendo che l'Europa non può fare il vaso di coccio tra i vasi d'acciaio. Allora questo governo, che nascerà, perché ormai è chiaro che l'indicazione, la quadra si troverà, può fare una cosa, non credo e durerà tanto, perché ha all'interno una serie di mancanze di identità fortissime, a sinistra e anche a destra, ma può andare in Europa a rinegoziare alla grande quei vincoli che ci stanno mettendo in una condizione penosa, non solo noi, ma abbiamo visto in Spagna, abbiamo visto in Francia, abbiamo visto alle altre parti. Cacciari non ci crede. Anche questo, allora tanti perché saluti. Non ci crede Cacciari? Ma perché la situazione europea non è assolutamente comparabile né con quella americana né con quella giapponese. Cantiamo di notte per farci coraggio. E noi dobbiamo, questo governo deve pensare a sé, deve pensare a mettere in ordine alcuni fondamentali interni. L'idea di andare battendo i pugni sul tavolo in Europa significa andarci per farci ridere dietro. Ma chi siamo? Non siamo ma soli, che è stata l'Europa a impedire? Che è stata l'Europa che ci ha impedito una politica industriale seria? È stata l'Europa che ci ha impedito appunto la riduzione dei costi della politica, l'abolizione del bicameralismo, un serio decentramento amministrativo, il federalismo, la responsabilizzazione Cacciari, delle regioni, con i conti sanitari in disordine? Qual è stata l'Europa? È l'Europa che ci ha obbligato ad avere delle partecipate in ogni comune, decine e decine di partecipate che potrebbero essere liberalizzate, da cui potremmo ottenere anche un po' di sembra quattrini. Sta parlando esattamente come il ministro tedesco Cacciari. Ma di cosa parliamo? Ma mettiamoci in ordine noi prima di andare in Europa, perché se andiamo in Europa in questo modo, scalcagnati in questo modo, ci facciamo ridere dietro. Allora, sono esattamente le parole che ha detto il ministro tedesco ieri. Ha detto, sti italiani che pensano di poter allentare l'austerity, ma perché non pensano ai problemi loro? Ma non siamo soli. La Spagna, avete visto ieri, la Francia, record ma anche storico la di disoccupati. La Grecia è in fiamme. Approfittiamone, Cacciari, approfittiamone. E allora andiamo a votare. Distruggetevi questo PD dice? E non ne parliamo cioè, più, per favore. Per contare in Europa bisogna essere seri in casa. Sì, d'accordo. E noi non siamo seri. Però, dal punto di vista bisogna... Questo governo può fare quello in 2 minuti che non scusate, è stato fatto. Allora, qui però siamo tutta gente no, che nella propria esistenza professionale ha alzato il ditino a fare tutte le belle critiche che Cacciari sta facendo in questo momento. Non è che sono un'invenzione che da Venezia si scopre com'è l'Italia. Lo sappiamo tutti quella storia qui. Però constato una cosa, che... La California in 2 anni è uscita dalle peste investendo in infrastrutture, mettendo denaro nell'economia. Certo. Constato che gli Stati Uniti, l'hai detto prima, stanno stampando carta moneta. Non è
che hanno messo a posto in modo strabiliante il sistema americano, perché ricorderai che non più tardi di un anno fa... Ma fanno moneta, sono delle potenze, cosa c'entra? Sono delle potenze, possono fare la moneta, sono autonomi sovrani. E allora che la facesse pure l'Europa! Cosa vuol dire? Il rapporto con gli Stati Uniti, cosa vuol dire? Anche l'Europa cosa vuol dire? Moneta, vuol dire che... Non vuol dire niente, non vuol dire assolutamente niente. Va bene, okay. No. Fiato, flatus vocis. No. Va bene, ok, allora... Cioè, se ragioniamo così non andiamo da nessuna parte, perché... Allora inviterei... Cacciari, scongelati! Ma che modo di fare è questo qui? Credi che facendo così diventi più intelligente? Cioè, usando questi gesti alla Sgarbi, ma cosa vuol dire? Ma comportati normalmente, ragiona civilmente. Con gli Stati Uniti stampano moneta, possono buttare soldi sull'economia, noi non possiamo. Allora, se tu ti informassi un po' di più, invece che ripetere le solite critiche che tutti facciamo e condividiamo da 20 anni, no? Allora forse andiamo a ragionare di cose più pratiche. La BCE... e i governi europei hanno varato prima il fondo salva stati e poi il cosiddetto OMT, che significa la possibilità da parte della Banca Centrale Europea di richiamare, di acquistare titoli del debito pubblico dei diversi paesi in modo da metterli in sicurezza. Questa è una forma, caro Cacciari, di stampare moneta. Martedì, Draghi, indirettamente. Bassi tassi. Martedì vogliamo, prossimo, cioè, ci interessa tassi. Questo tema? Lo vogliamo affrontare o no? O non lo siamo preparati e parliamo soltanto dei costi della politica? Perché è l'unica cosa che demagogicamente sappiamo dire. Se fai i gesti così falli, ma le argomentazioni sono fiacche. Che state preparando, Mucchetti? Stiamo preparando dei lavori proprio sui temi del finanziamento della politica e di queste cose qui. Allora. E allora a questo punto, caro Cacciari, bisogna mettere anche qualche cos'altro sul tavolo. Bene. Bisogna affrontare il tema della riduzione drastica dei costi della politica e della partecipazione dei cittadini al finanziamento della politica in forme trasparenti. E per esempio allora, già che ci siamo, mettiamo anche che i partiti diventino persone giuridiche riconosciute in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, allora, con obblighi di trasparenza assoluta nei confronti dell'opinione pubblica. Vogliamo fare questi discorsi, facciamoli. Ecco, io giustamente, Malan si è defilato perché ha capito che il problema era l'implosione del PD, ha detto ma io che c'entro. Però il problema è anche invece... Ha fatto come Berlusconi. Passetto indietro. Finché litigano tra loro. No, però qual è il punto invece? Che su queste questioni poi bisognerà trovare una quadra con voi. Cioè il finanziamento pubblico dei partiti, tutta questa parte di trasparenza, una cosa su cui il PDL dovrà dire una parola molto chiara. L'abbiamo più chiara di così, l'abbiamo detto in campagna elettorale. Ciascuno di noi candidati ha firmato l'impegno a votare l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. È chiaro che, come dice Mucchetti, non è che se non lo finanzia lo Stato, bisognerà che i cittadini li finanzino, oppure che abbia dei partiti che sono incapaci addirittura di operare, di avere contatti con i cittadini, perché non è che poi si può stare, noi stiamo tutti qua senza nessuna struttura né sul territorio né centralmente, però sull'abolizione del finanziamento pubblico siamo perfettamente d'accordo. Diciamo anche che se non ci fosse una persecuzione giudiziaria nei confronti di alcune forze politiche... Lo sapevo che arrivavamo lì. Adesso ci arrivo, avete ragione. Aspetti. Quando Raffaele Fitto è stato condannato a 4 anni per avere, a parere di quei magistrati che l'hanno condannato, determinato un finanziamento privato ai partiti, registrato nel rispetto di tutte le regole, allora è chiaro che diventa un pochino più difficile finanziare privatamente. Ma noi siamo per l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, l'abbiamo detto in mille circostanze. Sono d'accordo, allora, scusi, però che lei ha aperto il tema giustizia, mi permetta. Io penso che questo governo ha un macigno davanti a sé, che è il tema giustizia, anticorruzione, perché sono le cose che insieme al PD voi non affronterete mai. Non è vero. Noi abbiamo... Allora, intanto, una legge anticorruzione è stata la legge anticorruzione in vigore
è stata, nasce da un disegno di legge del governo Berlusconi, di cui io, in quanto membro non della maggioranza del governo di Berlusconi, assolutamente inadeguata. Monti, mi fai parlare? Allora, tu hai parlato, una mi legge fai parlare? Non esiste. Allora vado avanti anche se sono interrotto. La legge anticorruzione attualmente in vigore è nata da un disegno di legge del governo Berlusconi, di cui io sono stato il relatore di quella maggioranza, e poi è stato approvato definitivamente con i voti anche di tutta la maggioranza del governo Monti, per cui anche legge del Partito anticorruzione Democratico. Mi fa finire? Vabbè, allora io santo cielo. No, diciamo le cose però chiaramente. Allora, il governo santo Monti cielo. Su questo come su altre cose non ha fatto i decreti attuativi, non ha fatto i decreti attuativi neppure su un punto su cui aveva preso un impegno preciso, che era quello sui doppi incarichi ai magistrati. Il ministro ha fatto lo schema di decreto, le commissioni di Camera e Senato si sono riunite riuscendo a fare il numero legale pur essendo in campagna elettorale, e poi il governo non ha fatto questo decreto perché guarda caso evitava che i magistrati, che oltre chiarissima agli italiani malanni che il governo Monti è riuscito a fare molto bene, molto rapidamente le cose che riguardavano i normali cittadini, dalla riforma delle pensioni in poi, e si è fermato tutte le volte che doveva toccare il potere di qualcuno. Questo l'abbiamo capito tutti benissimo. Avrei qualche dubbio visto che poi si è scatenata il Salva Italia, ha praticamente fatto sì che diciamo sono i nuovi eroi della resistenza, cioè gli esodati pagassero per tutto il paese un costo che stanno sostenendo. Cioè, quindi, secondo me la presenza del governo Monti in precedenza può essere, come dire, paradossalmente uno dei fattori che aiuterà chi farà parte del nuovo governo, se ci sarà, a non commettere le stesse... quello da non fare, si è capito. Quello da non fare. A proposito del governo Monti, mettiamo sul tavolo una cosa precisa che interessa tutti gli italiani, l'IMU. Berlusconi dice che questo governo deve ripartire dall'IMU. Esattamente, se non mettiamo i soldi nelle tasche dei cittadini non ripartono i consumi interni. La restituite, quella che abbiamo già pagato. Noi siamo favorevoli alla restituzione. Se non si rimettono i soldi nelle tasche dei cittadini, le nostre aziende, in particolare quelle piccole, io la informo che io personalmente ho conservato la lettera di Berlusconi non ce in un la cassetto. Fanno ad arrivare alla fine del mese. Siamo tutti pronti ad andare alle poste con la lettera di Berlusconi in mano, adesso che si fa il governo delle larghe intese, ma il PD sarà d'accordo su questo? Ma io penso che già in campagna elettorale era stata data un'indicazione meno drastica di quella del PDL, credo più realistica sul piano poi di poter coprire questo tipo di... Ma Monti l'ha riconfermata, l'IMU, la resa permanente. Sì, però nulla... La resa permanente come imposta, come c'è l'IRES, come ci le sono l'IVA, eccetera, eccetera. Oh, appunto, dopodiché le modalità di esazione dell'imposta, le aliquote, il quantum è naturalmente materia... Se la prima sempre, casa se o la prima, insomma, la seconda, tutte le cose. Pure. Detto questo, io credo che il problema sia un problema molto, molto di copertura. Cioè... Se tu rimborsi l'IVA, l'IMU che abbiamo già, l'IMU pagato, già pagata sulla prima casa, e togli casa, quella dell'anno 21. E poi quella dell'anno 21 e a venire in avanti, intanto hai un'immediata uscita di cassa di 8 miliardi, che si aggiunge al rifinanziamento della cassa integrazione in deroga. 2 miliardi che vanno tirati fuori a giorni. Al rifinanziamento delle missioni militari all'estero. Sennò non è farmi dire che l'IMU equivale al Monte dei Paschi di Siena. Ma non te lo faccio dire perché non è vero. E invece sì che è vero. Ma non diciamo sciocchezze. Ma no, quelli, ma no allora questi. Qui non siamo più, non siamo più in campagna elettorale. È bello, appunto. È interessante che vi avviate a governare insieme in queste condizioni. Io quello che ti sto dicendo, che c'è un problema di copertura. Certo che c'è un problema va di bene, copertura. Allora, e infatti noi abbiamo fatto Monte delle dei Paschi precise non è proposte la soluzione per dire come andava del problema fatta di copertura. Copertura. Stiamo parlando di mettiamo le pere con le mele, così non andiamo bene. Allora, io ti dico, ragioniamo su come e quanto si possa coprire. Perché se ciascuno di noi che va in un governo, no, prende l'elenco delle cose che aveva promesso e dice io posso entrare nel governo soltanto se... faccio il 100% di quello che aveva promesso, il governo a questo punto e ritiro il mio ottimismo. Ma non allora, si può neanche andare nella direzione opposta. Ma non è nella sua direzione opposta. Se le tasse le aumentiamo ancora. Sto dicendo, benissimo, io accolgo l'idea, benissimo, togliamo l'IMU. Con che cosa? Troviamo i soldi. L'abbiamo detto, se vuoi lo rispiego adesso, però è una cosa che abbiamo detto un mucchio di volte. C'è l'accordo con la Svizzera.
che... Ma non c'è l'accordo con la Svizzera! C'è l'accordo con la Svizzera! C'è l'accordo con la Svizzera! Le stesse autorità svizzere hanno detto che si arriverà alla definizione e alla restituzione dei soldi nel 2015. Ma tu quando vai in una drogheria paghi con i soldi o pagherò? C'è la cassa depositi e prestiti che può anticipare. C'è Silvio che vuol dire una cosa. La questione degli interessi su questi 4 miliardi. Silvio? Senta, sai perché il PD va sempre a rimetterci le penne? Per questo motivo che lei sta elencando in questo momento. Voi volete la rinuncia all'IMU, cioè pagare restituire, l'IMU, restituire agli italiani l'IMU, e il PD non riesce a farvi le promesse che ha fatto in campagna elettorale, quelle di non fare un governo con Berlusconi. Voi imponete l'IMU dicendo noi diamo l'IMU. Berlusconi questo sta dicendo in questi giorni, noi diamo l'IMU e il PD è chiarissimo. Deve prendere cioè, schiaffi. Dice Silvio, voi ci guadagnate e il PD ci perde, è poco ma assicuro. Io rinuncio all'IMU come cittadino perché si faccia una legge elettorale nuova. Guarda vabbè, un po'. Lei. Facciamo un applauso a Silvio. Noi vogliamo tutte e due. Noi vogliamo tutte e due. Questo, rinunciare all'IMU e avere una nuova legge elettorale. Noi vogliamo fare e l'una e l'altra cosa. È molto interessante quello che ha detto Silvio Malan, perché le assicuro che l'IMU io l'ho seguita per mesi e mesi, l'incubo dell'IMU, quindi tanti italiani è stata una cosa gravosissima per tante famiglie. Nonostante questo signore le dice io per avere un paese normale rinuncio ai soldi miei. Ma non è... Ma vabbè, ne trovi uno, vedi un po' quelli che non riescono a pagarla. Se... Ecco, tutti rinunciano all'IMU, fantastico, abbiamo uno specchio de fedele del paese, qui abbiamo la CLAC. Comunque, ma che CLAC? Il punto è che si possono fare la l'una e il l'altra mio pubblico cosa. È un pubblico di persone si può vere fare l'una e l'altra che sono cosa, qui a la legge elettorale. Loro no, mi scusi, la ripetete spesso questa cosa, mi fa innervosire, non è una CLAC, non è gente scelta per appartenenza politica, sono tutte persone, venute qui a raccontare cioè, le loro storie. Cioè, tutti gli italiani quella sono contenti lì, di pagare l'IMU, probabilmente. E gente che è arrivata in questa trasmissione per raccontare le proprie storie, e poi sono rimasti a fare il pubblico. Quindi per cortesia non dite la CLAC, perché offensivo. Comunque, quello che dico io è che non credo che la maggioranza degli italiani voglia pagare l'IMU anche la prossima volta. Anche l'abate rinuncia all'IMU. Io sono qui ancora che aspetto la Berlusconi mi riduceva al 33%. Scusate, un momento dopo arrivo. Non ho la casa di proprietà, quindi ci rinuncio volentieri. Allora, Paolo Graldi, voglio farti vedere una cosa, perché voglio un tuo parere su questo, perché naturalmente ieri lei ti ha detto che bisogna ripartire dalla moralizzazione della politica, credibilità della politica. Il tema del finanziamento è un tutt'uno, perché per dare i miei soldi a un partito e finanziarlo devo fidarmi anche dove fa un partito. Anche considerando come li hanno spesi. Bravo, allora voglio proprio arrivare lì. Alle regioni italiane si continuano ad accumulare degli scandali incredibili e siamo ancora dentro questo romanzo criminale. Vediamo un momento. I partiti sono in debito di credibilità e forse non solo per le mancate riforme. La casta, così ci siamo abituati a chiamarla, non ha mai smesso di stupirci tra festini, spese folli, gratta e vinci, ostriche e champagne. Il tutto pagato con i soldi pubblici ai partiti. Un'infilata di scandali che non si è fermata nemmeno dopo le elezioni del nuovo Parlamento. Non bastavano i Batman e Maruccio del Lazio, gli Zambetti lombardi, i 10 indagati calabresi che compravano detersivi e gratta e vinci con i rimborsi per i gruppi consiliari. Le ultime notizie arrivano dalla Basilicata, dove due assessori, Vincenzo Viti e Rosa Mastro Simone, e un consigliere in carica, Nicola Pagliuca, sono agli arresti domiciliari per uso illecito dei rimborsi elettorali. Area politica? PD, IDV e PDL. Ce n'è per tutti. In Piemonte il presidente leghista, Cota, deve rispondere dell'accusa di peculato per aver speso 20.000 euro in regali e ristoranti, cene e pranzi per 500 euro al mese e doni, che lui ha spiegato come esigenze di rappresentanza. In Campania, arresti domiciliari e obbligo di dimora disposti dalla Procura di Napoli nei confronti di due consiglieri dell'Assemblea, Sergio Nappi e Raffaele Sentiero. In questo caso l'ipotesi di reato è truffa aggravata, 22.000 euro contestati a uno e 31.000 all'altro. E la perdita di credibilità continua. E questo è il punto, no? Grazie. Sì, ma lì basta grattare, ma ovunque. Ma apri un cassetto, perché? Perché è una prassi, è un modo di pensare, di disporre del denaro pubblico. Capisci? È una cultura che va sradicata in maniera profonda, con una determinazione assoluta, in qualsiasi ufficio politico. Ci sarà un modo di farlo? Cioè, cosa devono fare? Qual è la prima cosa che va fatta? Segui la sequenza degli scandali. Ovunque sono andati, hanno trovato le stesse cose, gli stessi comportamenti,
gli stessi reati. Cosa significa? Significa che è una cultura diffusa che si manifesta con il lo faccio perché lo Cacciari. Posso fare, non devo render conto a nessuno se non a me. Come si mette la parola fine al romanzo criminale delle regioni, che effettivamente insomma ci fa fatica anche raccontarlo ormai. Io sono mesi che non faccio altro che raccontare queste storie. Che dice? Ma è una crisi di sistema politico, non è una crisi morale. I moralismi sono, diciamo così, la critica più superficiale che si possa fare ad una crisi di sistema politico che è esplosa tra anni 80 e 90, a cui non si è posto alcun rimedio, anzi si è aggravata in questo ventennio assolutamente buttato via, in cui nessuna riforma è stata fatta, in cui è mancata qualsiasi politica economica, qualsiasi politica industriale, qualsiasi politica, non si è riformato il sistema di welfare che non poteva reggere secondo i vecchi modelli. Il governo Letta ce la può Quindi fare, invertire la rotta. È una crisi di sistema politica. Adesso si tratta di vedere se si smette di chiacchierare, è tutto qua. Se si capisce che appunto le situazioni in Europa sono diverse perché ci sono dei paesi che si sono arrangiati meglio e altri che sono andati a catafascio, come il nostro, e si parte da alcune cose molto semplici. Si cessa di raccontare le palle, per esempio sull'IMU, va bene, che tutti sanno benissimo che non è una tassa al momento sopprimibile né rimborsabile. Ma non è vero, lo dici tu. Va bene, sto zitto. No, lo dici tu che è insopprimibile. Okay. Le verità assolute ce l'hai tu. Sarà così. Io quelle relative Smettetele di raccontare le palle. Ecco. L'IMU non sarà né abolibile né rimborsabile, sarà semmai rimodellabile, questo sì. E quindi potrà aggravarvi di meno, come il sottoscritto aveva al momento in cui l'abolizione dell'IMU è stata tirata fuori, non da Berlusconi, ricordiamoci, fu un escamotage di campagna elettorale nel 2008, venuto fuori da Rutelli e da qualche altro. Lici, era Lici all'epoca. Era Lici. Quello che è Lici. E l'abbiamo abolita, okay, noi okay, però, noi. Okay. L'abbiamo promesso bene, in campagna elettorale e l'abbiamo abolita. Determinando un bel buco, ma non che è non vero, era sostenibile nelle condizioni non economiche e finanziarie, ed è così. Allora, scusate, devo andare in pausa. Ancora. Così la gente sarà ancora più soddisfatta di questo governo. Io spero che Letta, che è una persona seria, responsabile e preparata, sappia bene quello che può fare e quello che non può fare. Nel periodo di esistenza del suo governo potrà mettere mano ad alcune riformette, potrà fare meglio l'abolizione delle province di come è stata fatta, potrà sburocratizzare un po', delegiferare un po', perché anche questo grava sul costo delle imprese, potrà tirar fuori qualche soldo per la cassa integrazione, eccetera, eccetera, e potrà fare questo, benissimo, poi potrà andare in Europa a fare la voce grossa, eccetera, eccetera, benissimo. Poi, però, altre cose, come quelle che riguardano riforme di leggi costituzionali, dubito che le possa fare, sì, perché per fare una riforma della Costituzione implicante ad esempio l'abolizione del bicameralismo, allora vuol dire che ci vorranno almeno 2 anni in questo paese, con queste dubbio. Maggioranze, con questi partiti, diciamo. Quindi dubito che ce la possa fare. Comunque alcune cose Letta, che è una persona con i piedi per terra, credo che le possa fare. Quello che non potrà certamente fare è né l'abolizione né il rimborso dell'IMU. E qui si apriranno casini di nuovo con Berlusconi, per non parlare poi delle questioni giudiziarie, lasciamole perdere perché allora, Cacciari, se le la tocca, fermo muore. Perché devo andare in pausa, però le ricordo che il Cavaliere ieri da Dallas, dove si trovava, si sfregava le mani e diceva io ne ho fatti fuori 6. Sono i 6 leader della sinistra che lui ha mandato a casa. Ritorniamo con questo dopo la pausa. Mambo italiano. Mambo italiano. Io so cosa volete, cosa mi chiedete. Io devo battere Berlusconi un po' per me e un po' per voi. Avete da cavarvi un gusto anche voi. Ma smacchieremo il giaguaro. Adesso la traduzione non so come. Bersani, il Cavaliere, voleva smacchiarlo, ma abbandonato dal suo stesso partito, ha gettato la spugna e si è fatto fuori da solo. L'ex segretario del PD è soltanto l'ultimo leader di sinistra colpito e affondato da Berlusconi.
La lista è lunga. Si parte nel 1994 con Achille Occhetto. La gioiosa macchina da guerra del Partito Democratico della Sinistra si schiantò contro l'appena nata Forza Italia. Una parentesi di 2 anni, dal 96 al 98 con l'esecutivo Prodi, affossato dall'alleato Bertinotti, una ancora più breve con D'Alema e nel 2001 si torna alle urne. Questa volta tocca al leader dell'Ulivo Francesco Rutelli. Gli italiani stanno per svegliarsi dalla sbornia berlusconiana, diceva l'ex sindaco di Roma. Finì 49-39 per la Casa delle Libertà e con la formazione di un governo che poi sarebbe durato 5 anni. Il voto del 2006 doveva essere il trionfo dell'Unione Prodiana. Si formò il governo più numeroso della storia, affondato nel gennaio 2008 dopo l'uscita di Mastella. 3 mesi dopo si va ancora a elezioni. Al grido di Yes Weekend ad asfaltare Berlusconi ci prova un altro ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Anche questa volta niente da fare. Il PDL porta a casa la vittoria e Berlusconi è al governo per la 4ª volta. Allora, questi erano i leader di centrosinistra assicurati da Berlusconi. Posso? Sì. Mi sembra che ci sia un po' troppo entusiasmo in quel servizio, nel senso che... Purtroppo il centro-sinistra, alcuni leader, se li è silurati da solo, senza il contributo di Berlusconi. Questo era un servizio uno, che spiegava secondariamente, con i fatti secondariamente, la battuta di Berlusconi di Berlusconi ieri. non ha mai dato le dimissioni dalla guida del partito che ha fondato e che possiede, anche quando è stato sconfitto, a differenza dei leader del centro-sinistra, per una ragione molto semplice, che... Berlusconi è il padrone della Casa delle Libertà, del PDL e quant'altro. Beh, un consigliere prende milioni di voti, però tenetene conto. Scusa, la sinistra inizia a guardare i milioni di voti li ha presi anche Grillo. Qualcuno di più di Berlusconi ha presi anche Bersani, certo. I milioni di voti è andato a casa perché erano milioni ma non erano abbastanza. Va bene? Certo. E lo stesso, la differenza, questo qui facciamo un minimo di onestà storica, è che così come Berlusconi rimane padrone di Mediaset e di Fininvest, sia che la società guadagni, sia che la società in un anno più meno fortunato perda, allo stesso modo resta il leader della Casa delle Libertà, perché senza di lui... Quel partito lo ha dimostrato. Nel primo tempo fa fatica ad andare avanti, ma è tutto lì. Finché la sinistra con l'incubo di Berlusconi, Sempre Berlusconi è il problema di tutto. Si può parlare di Berlusconi normalmente. Ho fatto un'analisi. Ti sto dicendo che facciamo il governo. Allora, o Berlusconi. Posso dirvi la verità? Solo Berlusconi. Mucchetti, fa dire una cosa. Scappa un po' da ridere a pensare che fate il governo insieme, devo essere sincera. Proprio. Allora, vi faccio vedere, perché fino a 2 minuti ma quando abbiamo finito di ridere, caro il mio conduttore. Lo facciamo il governo. Cosa facciamo? Se non scappa da ridere e ridiamo tutti. Attenzione che ci si trova anche senza Presidente della Repubblica. Qualcuno forse non ha ascoltato bene quello che ha detto Napolitano. Fino alle elezioni di Napolitano. Allora, vi faccio vedere un momento qual era il clima tra questi due partiti fino alle elezioni di Napolitano, perché bisogna anche fare cronaca, come ci suggerisce Massimo Mucchetti, temporaneamente senatore ma sempre giornalista in servizio. Vedi, facciamo un po' di cronaca. Ti conosciamo, mascherina. Il Partito Democratico dimostra di non avere un'idea chiara su come guidare il paese. Prima di fare un accordo con Berlusconi di vendere l'anima al diavolo come facciamo da 20 anni, forse sarebbe il caso questa volta l'anima di tenerci. La posizione di Bersani appare velleitaria e sbagliata, improntata come sempre all'anti-berlusconismo. Noi, un governo con un partito guidato da Silvio Berlusconi, noi non facciamo alleanze. Che mi viene anche un po' da vomitare pensare di governare con il Partito Democratico, ve lo dico con onestà. No a un governo con il PDL. Voi state facendo il gioco delle 3 carte. Su troppe questioni rilevanti, la politica del PDL è distante anni luce da quella del Partito Democratico. Quindi si può anche autodistruggere, non può distruggere la Repubblica. Di Berlusconi ovviamente in questo momento non ci fidiamo. Noi riusciremo a prevalere sulla sinistra
Allora, di Berlusconi non ci fidiamo, è questo uno dei punti cruciali. Voglio sentire da Cacciari una cosa, perché naturalmente clima, il rischio che c'è fortissimo poi dal punto di vista politico è che questo governo si faccia, perché non si può fare altrimenti, ma che poi alla fine ne guadagni solo Grillo, perché poi mettere insieme due cose così e due storie così fa sì che l'unico identitario che mantiene il punto, per quanto come dire, questo blocchi tutto, rimane Grillo, Cacciari e l'Abate. No, non credo. Non crede? Non credo che Grillo a prossime prove elettorali ripeterà la performance di due mesi fa. Non credo, perché all'interno del gioco parlamentare dipenderà molto da come funziona sto governo, insomma, che si farà senz'altro, perché sennò, appunto, come si è detto, Napolitano se ne va. E quindi davvero diventa una crisi istituzionale sull'orlo della crisi sociale e dell'ordine sociale. Quindi si farà questo governo. È evidente che sarebbe bene che si proponesse obiettivi molto circoscritti e limitati, che non chiacchierasse promesse, che non sparasse palle, eccetera, eccetera, perché questo avrebbe una ricaduta negativissima dal punto di vista della reazione dell'opinione pubblica. Promettere pochissimo e soltanto ciò che si è certissimi di poter realizzare. Questa dovrebbe essere la regola che segue Letta. E dopodiché, appunto, nel giro però, di un Cacciari, anno, Berlusconi continua a parlare degli 8 punti, quindi ci sono gli 8 punti di Berlusconi che stanno lì. Ma adesso non si sa ancora bene, non si sa ancora bene quali saranno i ministri, dipenderà molto da questo, la soddisfazione e insoddisfazione di Berlusconi. Se Berlusconi avrà una compagine governativa di ministri dentro il governo che per lui affidabilissima, potrà anche soprassedere su qualcuno degli 8 punti. Se invece fosse in una posizione più debole, evidentemente continuerebbe in vista di una futura, prossima, rapidissima campagna elettorale. È evidente, dipenderà molto appunto da come è composto il governo. Ma Grillo con un governo che funziona anche per pochi mesi, anche per un anno, anche per pochi mesi, non ne guadagna affatto. In Friuli non è cominciato a sgonfiarsi. Ma sì, per forza, perché uno il suo gruppo parlamentare, chi lo tiene più dalla voglia di restare lì? Sono pacottiglia, dai, diciamocela come stanno le cose. Cioè, e Grillo lo sa benissimo che non sono assolutamente in grado di governare, allora, e di svolgere una funzione effettiva di governo. E poi c'è un altro fatto importantissimo, ed è la paura delle persone, della gente. Noi siamo in una crisi economica e istituzionale gravissima, per cui le persone una volta votano Grillo per protestare e in modo anche con ragioni sacrosante, la seconda volta ci pensano 10 volte prima di affidare, diciamo, una maggioranza eventualmente ad un partito che qualunque italiano capisce non è in grado di governare da solo. Allora, Renzi ha fatto un'agenzia che ti leggo, Tommaso Labate, Letta tutte le condizioni per poter superare tutte le difficoltà e le insidie. Non sarà facile, però adesso basta con i giochini della politica. Il governo si farà. Sta dando prova di leadership, cioè sta dando prova di leadership politiche molto, molto spiccate, Renzi, perché dice cose che in questo preciso momento sono impopolari, ma che se il governo gira, come diceva Cacciari, diventeranno popolari e sacrosanti. Quanto all'opposizione, ricordo che rispetto al peggiore governo, probabilmente della storia repubblicana, anche se in buona compagnia, che è stato il governo Monti, chi ha fatto opposizione a quel governo parlamentare, cioè la Lega e l'Italia dei Valori. L'Italia dei Valori è scomparsa dal Parlamento. La Lega ci è andata molto vicino. Quindi lucrare su posizioni comode immediatamente è uno sport che, come dire, fa male al santo, ma fa ancora più male al peccatore. Cioè, gli italiani hanno un po' sgamati, dici tu, ormai. Gli italiani hanno sgamato tutti. Se invece di prendere in giro e di umiliare il Partito Democratico con lo streaming, Grillo si fosse messo, come dire, a dar vita a maggioranza di governo di centrosinistra senza Berlusconi, avremmo un altro Presidente della Repubblica, avremmo un governo e probabilmente in Friuli lui non avrebbe preso così tanti voti. Grillo dice: chi voleva che io facessi l'accordo col centrosinistra ha sbagliato partito. A votarmi. In 96.000 se ne sono già resi conto e se ne sono andati. Quindi i calcoli, allora, alla fine... Io ho bisogno adesso però che Malan e Buchetti... Io veramente vorrei rispondere prima a quello che però c'è una cosa molto importante, perché quello che ha detto Cacciari, la risposta è una sola, è trovare
i punti condivisi che questo governo può varare subito, mettendo insieme il PDL e il PD senza avere posizioni preconcette, cioè i miei 8 punti, le mie... cioè, quali sono i punti su cui potete mettervi d'accordo subito? Allora, io prima, siccome è stato detto che il mio partito è sotto padrone, il mio partito non è sotto padrone, soltanto che c'è un piccolo problema, che Silvio Berlusconi ha il reale consenso degli elettori del Popolo delle Libertà ed ha anche il consenso da parte degli altri partiti che aderiscono alla stessa coalizione a continuare a guidare questa coalizione. La sequenza anche divertente che è stata presentata degli esponenti politici del Popolo delle Libertà e del Partito Democratico, che si dicevano delle cose non carinissime l'uno all'altro, ma le dichiarazioni degli esponenti del Popolo delle Libertà, a parte gli accenti pesanti fatti da Daniela Santanchè, però ha detto, la disegnano così, non è colpa erano sua. Tutti nella direzione di fare un governo col Partito Democratico, e la Santanchè diceva non crediate che a me piaccia, l'ha detto a modo suo, non credete che a me piaccia, la cosa più bella che io voglia è fare un governo col fare Partito Democratico. Appunto, gli italiani vogliono ma sapere per senso questo di sacrificio che fate tutti e due a mettervi fare insieme non amandovi. Sì. A noi cosa ce ne viene? Quali sono i 3, 4, 5 punti che subito riuscirete a fare insieme concordi? Io questo voglio capire. Allora, ci sono dei punti che sono chiaramente già condivisi. Espressi, per esempio il pagamento dei debiti alle aziende, l'abbiamo detto entrambi in campagna elettorale. Condiviso. Poi, il fatto di dover ridurre degli sprechi nella pubblica amministrazione, noi l'abbiamo detto di più, ma anche il Partito Democratico credo che non ha dubbi sulla questione delle province, la riforma della legge elettorale, la questione degli esodati. Sono tutte questioni che dobbiamo affrontare insieme, ma soprattutto bisogna, e qui ci sono delle visioni diverse, però non bisogna perdersi nei dettagli. Il punto vero è, se non si fa ripartire l'economia, tutte le altre cose sono dei dettagli che non serviranno a nulla, perché c'è urgenza. Il problema è come, per questo però che noi nei 60 giorni che sono passati dalle elezioni, noi abbiamo usato degli accenti anche polemici, anche fortemente polemici nei confronti del Partito Democratico, perché perdere 30 giorni di tempo, almeno 30, per correre dietro al signor Beppe Grillo, che ha detto in tutti i modi che noi, diciamo, è stato perso del tempo. Ora dobbiamo riguadagnarlo. Un governo e può se far lavoriamo ripartire, per far ripartire l'economia, con una battuta, e non si fa ripartire l'economia se non si liberano le aziende dai lacci, dai vincoli, dai 3.000 controlli che si devono fare. Questa è una riforma a costo zero. Se in altri paesi ci vuole un mese per far partire un'attività, da noi sono tollerabili 2, ma non sono tollerabili 3 anni. Certo. Questo è benissimo il punto vero. E questo è uno mi dei sembra punti fondamentali santo del d'accordo, nostro programma. Mucchetti? Io sono d'accordo con il grosso delle cose che ha detto Maran. Sono, diciamo, punti di convergenza, di buon senso. Poi bisogna realizzarle. Per esempio, io credo che una delle mosse che bisogna fare al più presto è quella di accelerare ed aumentare di molto la quantità di debiti che la pubblica amministrazione ha verso il sistema delle imprese, che viene fatto oggetto di rimborso, di pagamento effettivo. Sono stati detti 40 miliardi tra la seconda metà di quest'anno e il primo semestre del 2014. Io credo che questa cifra vada aumentata, perché questo sono è 90, un 120. Sono 90, diciamo, adesso, magari fino a 90 diventa complicato arrivarci, ma aumentare di parecchio mi quella, perché è un modo pausa di mettere soldi nell'economia. Scusatemi signore, devo andare in pubblicità, ripartiamo con i politici col vento in poppa, ce ne sono. Allora, ci siamo esercitati in questo studio stamattina a capire come questo governo possa nascere, con quali ambizioni e con quali condizioni. Abbiamo anche ragionato su Beppe Grillo, su quello che potrebbe capitare. Cacciari, condividendo l'opinione con la maggior parte dei miei ospiti, diceva che questo governo, se comincia a funzionare un minimo, sgonfia Grillo. Grillo nel frattempo però si fa sentire stamattina, ha scritto un post, La mescolanza. Il governo che sta nascendo è una mucchiata degna del miglior Bunga Bunga. Tutti passivi, tranne uno che di Bunga Bunga se ne intende. Una mescolanza che sconfina nell'incesto lettiana. A profumo di famiglia, da Mulino Bianco dell'inciucio. Zio e nipote, va bene, parla di lei. Delicatissimo. Delicatissimo, devo dire, sì, c'è soltanto uno attivo. Ma veramente, intanto cominciamo a non chiamarlo più ex comico, ma comico. E adesso tragicomico, perché tra quello che dice della Resistenza, cioè a cosa serve anche noi fare da megafono a un signore che si esprime in questo modo?
Cioè io penso che veramente a un certo punto ce lo poniamo spesso questo problema, occorrerà... Paolo, però questo signore che si esprime in questo modo è un signore che ha mandato in Parlamento 162 persone, quindi sì, non è che possiamo pensare che non esista. I voti si raccolgono, poi si devono amministrare. Sono d'accordissimo, ma no, io la critica rispetto al fatto che la stampa ne parla, la stampa ne deve parlare, no, perché è un pezzo del paese. Ha fatto delle cose buonissime, Grillo. Attenzione, non guardiamo solo i colpi di teatro. Ha fatto delle cose buonissime, Paolo. Buonissime, Paolo, perché quando parlavamo della grande distanza dei cittadini dalla politica, ecco, una soluzione ai grandi problemi... Scusami, una soluzione ai grandi problemi della pubblica amministrazione è la mancanza di trasparenza. Perché i politici hanno rubato in tutte le regioni? Perché hanno potuto fare in silenzio quello che volevano? Gaetano, allora, ti devo fermare perché purtroppo... Lo streaming ha dato la possibilità per la prima volta, poi ha vinto una volta Gaetano, una volta... Gaetano, devo fermare, sono fuori col tempo... Però Grillo è l'unico politico di cui non si conoscono i redditi. Trasparenza zero, sono d'accordo con lei. Trasparenza allora, solo per gli altri. Devo chiudere, tutto però male. Vorrei ricordare assieme a voi una grande signora del teatro italiano che ieri ci ha lasciato, Anna Proclemer. Era un'attrice straordinaria, una donna che ha vissuto molto intensamente, illuminata dal suo talento. Le diciamo addio e noi ci rivediamo domattina alla stessa ora col Diario della Settimana. Grazie a tutti.